Il maestro della moda, il più raffinato interprete dello stile e dell'eleganza. Ha ritratto i personaggi più famosi al mondo e le sue immagini sono diventate vere e proprie icone contemporanee. Gianpaolo Barbieri ci ha regalato alcune delle fotografie più belle e continua la sua attività con passione, impegno e sensibilità, oggi come 40 anni fa, quando ha iniziato. È per noi motivo d'onore avere la sua testimonianza esclusiva in questo corso di fotografia. Qual è il suo nome e qual è la sua specializzazione? Dunque, io mi chiamo Gianpaolo Barbieri e la mia professione è fotografo di moda soprattutto. Com'è cambiata la fotografia di moda negli anni? Io ho cominciato facendo moda a Parigi quando la moda in Italia non esisteva ancora, perché io ho fatto l'assistente a Parigi negli anni tra il 60 e il 70 e la moda in Italia è nata nel 72. Esisteva l'alta moda, esisteva poi in Italia il famoso prêt-à-porter che poi è diventato lo stile made in Italy. Ci si trovava, mi ricordo, quando eravamo tutti giovani con Armani, Ferré, Versace, e tutti erano d'accordo a creare appunto il Made in Italy e credo che loro abbiano avuto un ottimo risultato perché ci sono riusciti pienamente. La moda ovviamente poi è cambiata col tempo perché oggi non si parla più di moda, c'è un modo di vestire che è completamente diverso, la moda intesa diciamo come era intesa negli anni 70. Oggi è completamente diverso, il punto di vista della fotografia non è cambiato assolutamente perché la fotografia di moda è sempre un artificio, arriva la modella in studio, la modella viene pettinata, truccata, illuminata, posa e viene vestita, quindi è tutto un artificio come lo era all'inizio e lo è ancora tuttora. Che influenza ha avuto la fotografia nell'evoluzione della moda e in particolare del Made in Italy? Ma c'è stato un ruolo molto importante a partire dagli anni 70 perché noi fotografi di moda italiani, che poi siamo rimasti diciamo pochi, abbiamo documentato tutta questa moda e oggi mi rendo conto che ho un archivio molto importante perché appunto ho visto il nascere per esempio di Versace, Dolce & Gabbana, Ferré, tutte queste grandi firme, Valentino stesso e via discorrendo. Per cui la documentazione che abbiamo fatto noi fotografi di moda italiana credo che sia molto valida. Io ho sempre richieste da tutte le parti del mondo inerenti appunto a questo tipo di documentazione. Quali sono le caratteristiche del suo stile fotografico? Per un fotografo è molto importante avere uno stile, come un pittore. Quando lei guarda un quadro credo che riconosca subito se è Picasso, Velázquez, piuttosto che Bacon o robe del genere. Per cui il fotografo ha la stessa identica caratteristica. Quando lei vede una foto di Newton la riconosce immediatamente perché vede lo stile delle donne di Newton o Avedon e via discorrendo. Per quello che mi riguarda credo che sia determinante per me l'eleganza, la pulizia e la grafica. Queste credo che siano le cose che mi distinguono. Quali consigli può dare a un giovane che volesse iniziare a fotografare la moda? No, prima di tutto bisogna vedere se il giovane ha le capacità dell'inventiva e della creatività, perché senza di queste è inutile che neanche inizi. E poi, oltre questo, deve essere determinato, perché il nostro lavoro, come credo altri lavori artistici, tra virgolette, richiedono moltissimo sacrificio. Io non ricordo di essermi molto divertito, tranne che a fare foto, ecco, diciamo. E poi, per quello che riguarda il discorso di come avvicinarsi alla fotografia, tra virgolette, devo dire che occorre molta, ma molta cultura. Nella sua carriera ha fotografato persone famosissime. Qual è il suo approccio in queste occasioni? Schietto, amichevole, distaccato? Il rapporto col soggetto si esaurisce con le presentazioni, prima dello shooting? C'è la possibilità di instaurare un rapporto meno superficiale? Quando si fotografano dei personaggi il rapporto è sempre molto amichevole. Io cerco sempre di essere molto disponibile.
tutti i casi chiedo sempre, diciamo, quasi mi tiro indietro, nel senso che chiedo consiglio, oppure quando fotografo una star stabilisco che tipo di luce usare, ma chiedo comunque se la luce le funziona. Non mi piace di instaurare in questo senso lo star system, perché un buon fotografo capisce a seconda dell'ossatura di un volto dove la luce deve stare. Quando mi ricordo fotografo Sofia Loren, la luce deve essere alta in quanto ha molto zigomo e ha l'ombra sotto l'occhio, quindi la luce in alto le fa risaltare tutti i tratti nobili del suo volto. Sharon Stone, per esempio, ha un volto leggermente ovale, ha leggermente dei segni intorno alle guance, quindi la luce va molto bassa e abbastanza piatta. Tutte queste cose qui vengono comunque messe sul tavolino quando si discute con queste persone, per cui normalmente vengono tutte accettate e si instaura un rapporto decisamente amichevole. Ricordo anche Audrey Hepburn, che ho fotografato, che è stata una grande icona, è stata una grande signora. Mi ricordo che disse: ah, signor Barbieri, le ho portato le pantofoline da casa così non le sporco il fondo bianco. Pensi lei. Lei ha fotografato per i principali stilisti del mondo, ciascuno dei quali ha una propria personalità creativa. Il fotografo, in questo caso, interpreta la personalità dello stilista o è lo stilista che si affida allo stile del fotografo? C'è sempre un pourparler, bisogna sempre capire anche il tipo di stile che lo stilista mette sul mercato. Ovviamente ognuno ha una sua particolarità. Si discute comunque sempre e molte volte comunque lo stilista poi si affida al gusto e all'inventiva del fotografo. Ma c'è sempre una trade union tra i due. C'è uno shooting al quale è più affezionato in tanti anni di carriera e di successo? No, perché io mi sono sempre molto divertito facendo il mio lavoro, per cui credo che bene o male ogni shooting, tranne pochissimi e rari, io mi sono sempre praticamente divertito e ci sono sempre affezionato. I più complicati sono stati quelli che mi hanno dato ovviamente più soddisfazione. Sono stati, per esempio, non so, una campagna profumo per Saint Laurent, che è stata difficilissima, me l'ho risolto in un attimo. Non so, le campagne della Westwood, Cora Zattera, queste cose qui erano abbastanza impegnative. Oppure delle fotografie in movimento dove cadevano degli oggetti. Bisogna ricordare che quando si lavorava negli anni 80 e 90 non esisteva il computer, non esisteva il ritocco. Tutte le mie foto non sono ritoccate. Non ho mai utilizzato, diciamo, questa tipologia di d'arte. Negli ultimi anni ha dedicato la sua attenzione a immagini stampate su meravigliosi libri fotografici con cui ha raccontato la natura con uno stile più vicino al reportage che non alla fotografia di moda. Com'è nata questa passione? No, è stato un caso, no, ci sono state delle concomitanze. Per esempio, quando il dottor Sartori, che era direttore di Vogue, morì, io ebbi un momento di fermo, diciamo, nel mio lavoro, perché venivano riorganizzati tutti i team all'interno della Condé Nast. Mi ero trovato un attimo un po' spiazzato e un giorno mi trovavo in Madagascar, ho incontrato una persona e mi disse: perché non fai un libro sul Madagascar? Io gli dissi: perché no, il Madagascar mi piace per quello che vedo, comunque mi devi dare un anno di tempo. In quell'anno mi sono preparato, mi sono documentato, ho guardato tutti i musei del mondo dove potevo trovare materiale sulla storia del Madagascar. L'anno dopo mi sono presentato appunto nel paese e il Madagascar era come se fosse mio, perché avevo capito tutto. Ovviamente facendo il reportage non può permettersi di aspettare il momento magico come aspettavano i grandi reporter. A questo punto ecco che mi è servita la mia istruzione riguardo la moda, perché la moda, essendo artificio, è una ricostruzione. Quindi io ho ricostruito delle cose che mi interessavano di presentare nel paese. Non potevo permettermi di aspettare un mese per aspettare la festa del paese. La festa del paese la ricostruivo, per dire.
Alla luce di una carriera così luminosa, c'è qualcosa o qualcuno che non è riuscito ancora a fotografare e che magari un giorno vorrebbe riprendere? No, bene o male, credo di aver fatto tutto e sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto, non ho nessun problema. Comunque, dopo i tre libri della trilogia del mare, appunto, che ripeto sono il Tahiti, il Madagascar e l'Equator, pensavo di produrre un libro sulla Sicilia, ma non ho trovato lo sponsor. Io ho fatto 9-10 libri, me li sono prodotti tutti da solo, non mi ha mai aiutato nessuno, per cui adesso direi che tra virgolette sono anche stanco di questa situazione. Pensavo che dopo il successo dei libri che sono stati stampati dalla Taschen in 6 lingue distribuiti in tutto il mondo ci fosse perlomeno una richiesta o una domanda di dire cosa ti piacerebbe fare o facciamo un progetto insieme o qualcosa del genere, ma in Italia non ho mai ricevuto nulla.